E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Siamo tornati in casa Redfield. Io vi chiedo veramente scusa ragazzi per la voce, però purtroppo eh, io quando mamma lo allora ormai lo sapete com'è e, e sì, sto ancora con la voce KO gli episodi eh, della scorsa settimana in cui avete visto diciamo quello della lega quello del nostro Barry Challenge in cui già la voce dava segni di cedimento e poi quegli altri tutti perfetti è perché erano pre-registrati eh, e quindi ragazzi si sì, sto senza voce allora siamo qua con la nostra da Cara Sherry Notare eh, Quanto è faga ragazzi Stasemmina è sempre più faga E mh, dobbiamo Lei ha, fra due ore va al lavoro Quindi ragazzi dobbiamo assolutamente Imparare a conoscere il mercato delle spezie Perché sì perché Diciamo che mh, è un modo Secondo lei di farsi pubblicità Per la Scuola di ballo che lei vuole aprire Quindi diciamo Più persone conosce secondo lei più inizierà a girare la voce diciamo ok si sì, uh, va bene lavora da casa intanto sale di livello in carisma scatta una foto in un bar oh perfetto neanche a fare la vai cara um, non devi ordinare niente quindi scatta una foto in un bar bisogna andare e scatta una foto perfetto scatta una foto vediamo un po' fermi tutti allora Buona no, ragazzi. Buonanotte, non mi ricordo mai dov'è. Allora, scatta una foto, semplicemente. Però Non ce lo dà, come scatta la foto in un bar. Forse perché questo non è un bar per il gioco. Quindi, ragazzi, direi che dobbiamo spostarci in un bar, però prima dobbiamo salire di livello in carisma e io lei non ce la vedo, tipo, ragazzi, da stare davanti allo specchio, esercitarsi, cioè, mm, non ce la vedo tanto. Certo, ovviamente, magari quando dovrà farlo, ragazze, è ovvio. La vedo più tipa, ecco, che cerca di fare pubblicità alla sua um, scuola. Diciamo, o meglio, cerca di conoscere persone che potrebbero essere interessate un domani alla sua scuola. Eh, vedete, sta in orario lavorativo e deve sviluppare il carisma. Cioè, quindi lo sviluppiamo così. Tanto sta già al 55%. Oh, non stai messa male, però, col carisma, eh. Parti già la grande, quindi chiedi la carriera, magari lei sta qui, um, barzelletta toc toc, ovviamente chiedi di passare del tempo insieme. Allora, è un programmatore, potrebbe farti comodo per il tuo sito tesoro. Allora, una volta ero qui e un tizio ha perso le braghe, <ride> fantastico, non credo neanche lei, beh sì, ma cosa c'entra, non si sa. Non si sa, tutti si trovano al lavoro, perfetto, ok Uh, fermi Perché c'è un tipetto interessante nel locale Eh, caro Mattia, lei deve conoscerti assolutamente Conoscendo com'è fatta la nostra eh, Ovviamente farà sempre presentazioni allegre, ragazzi Perché lei, no? Deve, come dire, un attimino Mettersi un po' in mostra Su ma salve, dalla sua camminata già deduco che lei potrebbe essere un ballerino provetto. Eh, ma ballerino io? <ride> ma cosa dice? Cioè, nel senso io, al massimo, insomma, i passi di danza me li posso vedere in qualche video, insomma, tramite PC. Guardate lei. No, no, io so quello che dico. Lei ha proprio il passo giusto. Eh, certo tesoro. Il passo leggiadro, eh, ovvio. Lei sì che ne sa, ragazzi, di passi se ne intende, voglio dire, come no. Ehm... No, perché devi mentirli? Mh, della, cioè, sulla carriera, non, ma non credo proprio. Anzi, chiedi a lui piuttosto. Qual è la sua carriera? Ma, sa, io al massimo ascolto musica, ma a ballare proprio non se ne parla. Ma di cosa si occupa? Sa, sono un padre casalingo, quindi... Ecco, tutti, be Beata tra, tra gli uomini, ragazzi. Ecco, questo chi è? Eh, Youssef. Oh, che è anche un giovane adulto, fa una presentazione allegra anche con lui. Beh, ma perché? Quindi sa, non sono proprio adatto, no? Um, a fare il ballerino. Ma perché dice questo? Guardi che la danza è presente in ognuno di noi e lei è un tipo proprio da Pauline, si fidi? Come anche lei, sono sicura che anche lei, ma dice a me, ma certo, impara a conoscerlo tesoro. Questo c'ha il plumbob girato, ragazzi, Tommaso. Non dico certo bidonate, secondo me lei, come il signore di prima, ha proprio, no? Predisposto per la danza. Effettivamente, guardate che camminata, ragazzi, vedete sto stacco di coscia? È evidentemente è quello. Ma io so quello che dico, cosa pensano che non so quello che dico. tesoro, ovviamente tu sai quello che dici. Figuriamoci, eh, eh voglio dire. Allora, dunque, mh, potresti complimentarti per l'abito. Perché anche se per te in realtà il suo abito magari fa abbastanza schifo, eh? Si vede che il suo è un abito costoso. Come no, certo, tesoro. Eh, ha proprio poi il look del ballerino dai pop. Ce la vedo, tesoro, ma l'hai mai visto un ballerino dai pop? Eh, ovviamente bisogna tenersi lontani dai dolci, eh, se si vuole ballare. Ma, ma io veramente, cioè, non è che sono un ballerino. E quindi non saprei. Ma su via, con un bel sorriso come il suo, ho raggiunto il livello 5 di carisma, ragazzi, vedete lei? ci mette niente. Ma io sono in realtà un infermiere. Beh, anche gli infermieri possono salvare pazienti a passi di danza, è certo, tesoro. Uno in un ospedale ogni giorno, ragazzi, che non lo sapete. Ok, ragazzi, ecco, festeggio il compleanno di Dylan organizzando la festa indimenticabile. Ed è quello che noi stiamo per fare. Allora, dunque, vorrei, vorrei, vorrei pianificare un evento sociale. Loro faranno ovviamente, ragazzi, una festicciola qui in casa. Cioè, molto semplice. Sta per finire. No, ragazzi, non ce la faccio. La lunga vita di Jill sta per finire. No, ragazzi, veramente, io non ce la posso fare. Allora, voi venite qua subito. Perché vostro padre, se non passate età senza di voi. Vostra madre sta per aspirare. Questo passate età da solo. Io, ragazzi, non ce la faccio. Allora, forza, tutti qua. Perché è arrivato il momento, esprimi un desiderio. Tu ancora con questi vestiti qua stai. Ti prego, cambiati. Cambia abito. Mettiti qualcosa per la festa. A caso proprio, guarda, fai te. Dila nel tuo momento. Se le figlie si, si degnano di arrivare, ragazzi. Oh, dai, su, che anche gli altri parenti stanno arrivando. Ah, io so cosa significa invecchiare. Eh, lo so. Mi dispiace tanto. Ma ora lo deve, lo deve scoprire anche lui cosa significa invecchiare. Oh, di là è passato di età. L'anzianità. Ti aspettano le rughe sulla pancia, le ciocche grigie e i pisoline interminabili. festeggia come se il metitore non fosse proprio dietro l'angolo. Per tua moglie è dietro l'angolo, tesoro. Fatemelo vedere. Sempre un figo comunque. Sempre un figo. Quindi, come minimo, visto che non vi siete degnate di arrivare per tempo, malefiche donne, entrambe... Venite qui, abbracciate vostro padre, come minimo, voglio dire. Abbraccia affettuosamente, subito, proprio. Anche tu, tesoro, vieni qua. Ecco, giustamente c'è cioè chi si frega la torta, mi pare ovvio. Abbraccia affettuosamente. Dopodiché, caro, fai una bella cosa, dopo che sei stato abbracciato... Eh, magari no. Mm. Ecco, lei sta giocando patata. Sì, devo cambiare il look alle pargole, me ne rendo conto. Tesoro, dobbiamo accendere la musica qua. Facciamo. Mm. Dai, jazz, un po' di musica jazz. Tanto il volume è sempre al minimo. E fai che se mi ascoltino lo stereo. Quindi, per favore, per favore, venite qui. Ascolta musica jazz insieme, vi prego. L'avete abbracciato entrambe. Papà, tu sei stato un padre così pulito e preciso con noi. Eh, mazza, che complimento! E poi, guarda, ti abbiamo fatto un regalo fantastico avere un bel videogioco. Secondo me, avremmo dovuto comprargli un altro materasso per il letto perché, guarda, che ora hanno età. Sei lui che è la mamma. Oh, Dio mio, ti prego, non essere così um, triste. Ma quali? Anzi, io volevo comprargli quel CD uh, di musica latina, ma tu non hai voluto. Va bene, ok, abbiamo capito. Ragazzi, per favore, complimentati con il sim festeggiato. Perché sì, assolutamente. Tu, guarda, vieni a fare subito i complimenti perché ecco, non l'avevo visto. Congratulati, assolutamente sì. E ascolta musica jazz Ascoltate tutti musica jazz Fate contento vostro padre Oh auguri Eh certo Anche tu tesoro Complimenti Vai a fare complimenti su Eh come minimo voglio dire Se ce la facciamo ragazzi eh Perché quei sim qua Come sappiamo Impara a conoscere Sì, Dopo vent'anni Buonanotte E eh, no non c'è Congratulati, tienilo. A mano. Oh, che ragazzi, che belli! No, allora tu puoi congratularti con lui, non credo ragazzi. Non credo. Comunque, complimentati però. Prova a fargli un complimento più che congratularti, voglio vedere una cosa. Fermi tutti, fermi, fermi. Complimento sincero, vai a fare un complimento sincero a tuo padre. Mentre tu, tesoro, eh, ti, ti conosco. Mascherina, come si dice dalle mie parti, ieri qua e, fai un complimento sincero invece al Gianluca De Luca. La nostra Jill, ragazzi, in questo momento di serenità ne approfitta perché io vi avevo chiesto se secondo voi è arrivato il momento di mandarla in pensione o meno. E giustamente mi avete detto, ma sì, ma mandala in pensione. Quindi vai in pensione tesoro perché te lo sei meritato alla grande. Certo, vuoi davvero che Gillian vada in pensione? Se lo farà percepirà un pagamento giornaliero basato sul suo compenso orario attuale. Vai. Oddio, sei molto giocoso. Vedi di non farti prendere un coccolone perché non è il caso. Tu vieni qui e potresti, buffo, raccontare una barzelletta sulle banane. Mentre lei dov'è? Sta qui, no ragazzi. Basta, basta ascoltare musica. Oh, facciamo un complimento perché col complimento abbiamo potuto farlo. Quindi fai anche tu un complimento sincero. Ovviamente, anche lei farà un complimento sincero. Tipo, caro, non sei invecchiato di un giorno? Eh, certo, tesoro. Come no? Ehm, mm, 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 mm. Complimentati per l'abito. È valido come complimento. Oh, prepara bevande. Le bevande, ragazzi, le bevande. Ora, noi non abbiamo. Se non ricordo male, perché io, ragazzi, ho una memoria barbina. Abbiamo preparato le bevande? No, ma io, non, sinceramente, non me ne frega un pelo. Vi dico proprio la verità. Allora, dunque, magari lui, io me lo immagino, tenterà, ragazzi, eh, di fare un po' come dire, no? Complimentati per l'abito, voglio provare. Sta veramente benissimo con questo abito. Eh, ragazzo, guarda, mm, dimmi cosa ti serve direttamente. Eh, ma no, ma io cosa intende dire? Eh certo, solo guarda che ha capito. Non giriamoci intorno questo tuo comportamento da robottino. So che devi chiedermi qualcosa, capisci? Non vivo nelle case, nella casa delle bambole da un bel pezzo. Vedi, ormai ho un'età. Eh, ma va, non ce ne eravamo resi conto. Eh, quindi forza di... No, fermi! Ma mi ha invecchiata Claire! Ma ragazzi, così! Ma io non ce la faccio! Cioè, sono già due volte che è capita sta cosa! Ma voi andate a casa degli altri per invecchiare, scusate, no, io non ce la faccio. Vabbè, è troppo, 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 io non ce la faccio. Vieni qua come minimo abbraccia tua sorella perché sai com'è? Eh, Esprimi ammirazione del tipo, sei invecchiata, guarda è una meraviglia! <ride> che cavolo! Ragazzi, non ce la posso fare, allora. Io volevo, ecco, vieni qui perché ovviamente lei prenderà una porzione. E secondo me, un pochino, ragazzi, cercherà di de fl de flirtarmi. Detto proprio in modo nude e crudo. Con, no, però fermi tutti, fermi, fermi. Perché ora è il compleanno di tuo padre. Io non voglio, vi giuro, ragazzi, non voglio traumatizzarlo. Quindi forma un gruppo nel quale ficchi già Luca De Luca. Ecco, qua sono più capelli grigi, ragazzi. Che altro? Venite qui Ti prendi una porzione Lui ha questo look, ragazzi, non vuole arrendersi al tempo che passa E flirterai con lui, ma qui Dove però stai andando? <ride> no, ragazzi, non avete capito, vabbè, niente Sti due proprio non vogliono darmi una gioia Stai veramente bene, Gianluca? Ma davvero dici con questo look? Ma certo, vabbè, immaginiamo stiano ragazzi flirtando a bassa voce perché... Beh sai, mi sento ancora un giovincello dentro di me, nonostante le giornate di pioggia, eh? Pensa che sto cercando, mi sono iscritto a un, un sito online, ma va, senza sito, ehm, tramite il mio smartphone per andare al rimorchio, ho detto proprio, so che sono magari ridicolo, ma stai scherzando, eh, guarda che molte donne ti hanno, non, vedre, non vedrebbero proprio l'ora di ammanettarti, hai capito quello che intendo? Certo tesoro, facciamo che tuo padre non sente sta roba perché... Insomma, Gianluca De Luca è più vecchio di lui, quindi secondo me è altro che shock Allora, tu vai qua perché poi devi parlare con quello che, insomma, diventerà il tuo futuro Vai qua eh, dicevo il tuo futuro suocero perché, ragazzi, lui ha una richiesta Cioè, vorrebbe cercare di far ragionare il nostro Dylan per dirgli Guarda, ti prego, cerca di capire Cioè, eh, io e tua figlia ci amiamo È una tortura vivere qui Ehm... Senza poter, lei cambia stazione, eh, certo tesoro. Metti un po' di pop perché eh, sei giovane, quindi musica pop. È una tortura, immaginiamo, di a vivere qui senza poter vivere con lei. Eh, è ovvio. Ma credi veramente che sono? Ma certo sei un bell'uomo. Ecco, eh, eh, ragazzi, vai a complimentarti per l'aspetto, perché. Dove, dove stai andando? La bimba sta giocando in santa pace. Devo capire cosa vuoi fare. Ah, hai dato appuntamento a lei qua? Del tipo, raggiungimi qua. No, fermi tutti. Allora vai qui insieme, piccola. Non è il caso di stare qua perché secondo me tra poco ci sarà qualche shock. Io ve lo dico, ragazzi. Ve lo dico. Forza. Uh, fai una cosa sexy? Eh beh, beh, del resto, <ride> ci sono tante belle ragazze come me perché sono bella per te, vero? Beh, ma certo, lui, ragazzi, si sente pure un po' in imbarazzo. Certo, sei, sei una bellissima ragazza come te del resto, no? Sei un bell'uomo, vedete, ragazzi, è proprio spontanea. Cioè, non devo neanche farlo io. Tienili la mano, tesoro. Del resto lo sei sempre stato. Detto fra noi, non so come abbia fatto. Immaginiamo, ragazzi, stia dicendo qualcosa all'orecchio. Mia zia, ad escluderti così. E lui, beh, devo dire che anche tu sei una bella ragazza, ma non posso, sei la mia età. E perché no? Guarda, ti sei così moderno con il tuo abito moderno. Eh, beh certo, tesoro, sei moderno. C'ha l'abito moderno. Mandagli un bel bacio, e lui. Ma davvero, cioè, sei tu la bella ragazza, insomma, io ormai sono da rottamare, ma non è vero, non dire così. Sei un veramente un bel tipo. Ti dico la verità, sai, quando ero una ragazzina <ride> ero, come dire, un cotta di te, volevo regalarti una rosa. E lui, ma da, non mi sembra il caso, cerca di andarsene, ragazzi, perché, insomma, capisce che la cosa è un po' fuori luogo. Eh, ma no, ti prego, torna e lui. dai Non possiamo fare una cosa del genere. E lei scambierà il numero di telefono del tipo: Dai, dobbiamo restare in contatto veramente soltanto tramite i, no i miei genitori. Ormai sono grande. Eh beh, certo, l'abbiamo capito. E poi, ragazzi, si butterà e tenterà questo primo bacio. Sì, vabbè, non ci vedo nulla di male, no? A scambiare i numeri di telefono, cioè, per restare in contatto in amicizia. Ma certo, e non solo per amicizia. Oh, Eccola qui. Lui, ragazzi, preso proprio in contropiede, perché sì, ha fatto un po' il marpione, però. Guardatelo, c'è cioè, proprio con gli occhi spalancati! Ma oddio, ma co cosa stiamo facendo? Cioè. Sì, è vero, sono un... ancora magari un bell'uomo, però. Non lo so, non, non mi sembra il caso, capisci? È da romanzo, cioè io mi sento un'immondizia a fare questo. Conosco la tua famiglia da tempo. Oh, ti prego, devo proprio dirti quale livello di intimità vorrei raggiungere con te in questo momento, Gianluca? Vabbè, abbiamo capito dal fumetto, ragazzi? Abbiamo capito il livello di intimità, questo me è svenuto qui. Ecco, come posso. Guardalo, come posso far dormire mia figlia con uno che sviene così come un baccalà. Eh beh, certo, certo, tesoro, hai ragione. Eh, sviene come un baccalà. Nessuno si è accorto che manca qualcuno all'appello, eh, nessuno, vabbè. Eh, prendi una porzione, tesoro. Anche tu, magari, caro. Prendi una porzione, tu pure prenditi una bella porzione. E anche te, cara mia, prenditi una porzione. Cercate di sedervi qui, per favore. Perché adesso, è eh, come dire, no, eh, lui dovrà fare un discorso. E la nostra qua invece, che non vuole perdere tempo, sai, magari un conto è andare a mangiare tre mezzine al formaggio grigliato io e te. Insomma, non mi sembra il caso. Eh, però ragazzi, il fascino della nostra Sherry, altro che tramezzini E lei dice, io non li mangio i tramezzini, devo tenermi in forma Però, ma dai, ti no. prego, cioè, io ho avuto un cassettone anni fa in questa casa Conosco un altro modo per passare il tempo insieme Dai, non ci scoprirà nessuno, nessuno verrà a me a saperlo Eh, ragazzi, voglio dire, eh, 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 diciamocelo il caro Gianluca De Luca non è fatto di legno, quindi. Ti è. Notare poi, fermi! Notare il look, ragazzi! Notare il look! Io le ho fatto questo look. Guardate lui come se la guarda! Cioè, no, questo ve lo devo far vedere, assolutamente, non vedevo l'ora. Guardate lui, non le sembra vero! Proprio non gli sembra vero, proprio ragazzi, ma. Questo me infarta qua, secondo me, è notare lei l'abbigliamento, ragazzi. Sì, perché lui verrà sì. qui a. Um, in modo molto amichevole. È come dire a cercare di convincere il nostro Dylan a farli dormire insieme. Uh, vediamo un po'. Tipo impara a conoscerlo, dire, guardi. Io capisco che noi, insomma, um, ci conosciamo da relativamente poco tempo, nel senso che bene bene da relativamente poco tempo. Però um, io, ecco, sono profondamente innamorato di sua figlia, capisce? Voglio scrivere un capitolo della mia vita con lei. Um, tutto un libro, non solo un capitolo. Quindi, ma lui è sicuro, bello mio. Secondo me, questa è più sta, cioè più morta che viva, ragazzi. Quindi, capisce? Ah, Gianluca Maggiore è ancora qui, eh, sì, ma ora vado, eh. eh, certo, notare, ecco ragazzi, ve la mostro, il look. E che look, tesoro, cambiati, ti prego, perché... Eh, rimettiti quello che indossavi prima. <ride> ragazzi, mamma mia, rivestiti, tesoro, ti prego. Oh, ecco, adesso vai a buttare il cibo avariato. Inventati che stavi controllando gli attrezzi in palestra, come no. Eh, e lui qui, eh, insomma, vuole cercare di convincerlo, ma io la vedo molto dura, ragazzi, vi dico la verità. Discuti degli interessi, ecco, per esempio. Vede, signore, io, insomma, amo sua figlia, non mi prenderei mai gioco di lei. Senti, se non vuoi che scoppi una guerra qui in casa mia, rinuncia proprio, capisci? Perché finché non vedrò un anello di mia figlia, un anello al dito di mia figlia, caro. Eh? Puoi anche diventare di pietra, ma io non cambierò idea. Ecco. Hai capito? E lui, ragazzi. Eh. Capisci? Quindi, ciao. Vai, vai a dormire. Va che ti vedo stanco. Ecco, va bene. Direi che è stato proprio diretto, ragazzi. Eh sì. Un momento di tenerezza, ragazzi. Esprimi affetto. Tesoro. Sei stupenda. Mi hai tenuto per mano. Per tutta la vita. Eh, insomma, riscaldati con il calore corporeo. Bene, questa non l'avevo mai vista, vi prego fatelo. Oh tesoro. Beh, è iniziato tutto con una cena, no? Eh, no, veramente no, tesoro, ma vabbè, dettagli. Guardateli. Oddio, ragazzi, sono bellissimi. Nei giorni di pioggia e nei giorni di sole. Io sarò sempre con te, Dylan. Non dirlo tesoro, che te la gufi perché... Come potrei fare senza, a meno di te, come potrei, eh? Tu sei la mia anima gemella, siamo come un paio di scarpe, eh certo, abbinate. L'una non può stare senza l'altra, eh ovvio, eh, che romanticismo ragazzi, no? Guarda, livelli di, di romanticismo ragazzi altissimi, guardate lei che occhioni ragazzi. E le cambierò, ovviamente, ragazzi, il look, perché ora che Dylan è invecchiato, eh, lui avrà un po', no, i capelli brizzolati, così me lo immagino, e lei, invece, ragazzi, eh, avrà proprio il capello bianco, perché eh, adesso lei... Eh, c'è la differenza d'età fra i due ragazzi, c'è. Quindi, bacia tua moglie... no, sì, buonanotte, bacia tua moglie... Che ne dici... Insomma, di divertirci, eh, non voglio sapere quelle manette cosa significano, quindi fai fichi fichi con Gillian e addio. Fermi o che è? Promossa stoppati. schiava sondaggista, tesoro sei stata promossa, fermi, 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 fermi. che è? Fe ma che cappero? Allora, ragazzi, fermi tutti, ma è appena arrivata la promozione, perché fate quello che però vi pare? Io... Se non ho parole Vabbè, aggiornano stato sui social media, ok Promossa schiava sondaggista È stata promossa schiava sondaggista Guadagnerà 7 simole in più all'ora per un totale di 23 Allora E io, ragazzi mh, La sondaggista, in realtà Lo vedo sempre Cioè, Sherry, chiamo per farti sapere oh, No! Che Gianluca De Luca è deceduto Tesoro, l'hai fatto crepare te io lo sapevo che non aveva l'età per fare queste cose. No ragazzi, no, vabbè. No. Ragazzi, no, sono rimasta male, ma proprio tanto. Proprio tanto. Ma tanto tanto. Tu vai al lavoro, caro. Dio, ragazzi, non me l'aspettavo. Vai. Vai verso la gloria. No, vabbè, io sono rimasta sconvolta. Volevo fare il punto della situazione, un par di pere. Mi hai fatto crepare Gianluca De Luca. Che era l'ultimo desiderio del condannato a morte. No, ragazzi, non ho parole. Vabbè. Ok, quindi Gianluca De Luca, ragazzi, è andato. Dylan, mh, concluderemo l'episodio appena Dylan tornerà eh, dal lavoro. Perché voglio proprio vedere cosa cacchio mh, mi combina. Se riesce a ottenere la promozione. Lei, fra 22 ore, ragazzi, mi va al lavoro. E dicevo, stavo facendo questo discorso, 134.000 60 simoleon, ragazzi, su 200.000 ora io stavo pensando di, di far dipingere proprio come un ossessa la nostra Jill, finché ce la fa, ragazzi. Quindi lei verrà qui eh, in camera delle sue figlie a dipingere. Ma che è? Mm. Però non farò venire a un collezionista così, ragazzi, lo metterò sempre nell'inventario e lo venderò tramite l'inventario. Lo so tesoro che sei triste se sapessi quello che... di chi è la colpa della sua dipartita, saresti ancora più triste. Grazie, ma c'eri anche tu al compleanno, ragazzi, non ho parole. Ehm mm, quindi sì, farò tutte le volte così. Ditemi cosa ne pensate. Perché io vorrei provare, ragazzi, fino alla fine. Ehm, cercare quantomeno di. Mm, di portare a termine così l'aspirazione della nostra eh, Jill perché le manca solo quest'ultimo step mi dispiace tanto, eh lo so, un dipinto triste tesoro. E nel frattempo, io vendo questo il valore ho scoperto, ragazzi, è sempre lo stesso. Quindi, onestamente, ehm, va più che bene. E quindi sì fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere cosa ne pensate anche della dipartita di Gianluca De Luca malefica hai visto cosa hai combinato No ragazzi non ce la posso fare Questo sta così Tesoro Ti prego non mi morire Vai a lavorare Eh Ma tu che dovevi fare compilare i rapporti Vabbè c'è stata la festa ragazzi un macello E la nostra ha già ottenuto una promozione Bel lavoro, ti pare che hai fatto il danno, io lo sapevo. Eh, sei triste. L'incendio. Lo... No, ragazzi, fermi! Dove? Ma qua l'incendio, no, vi prego. No, vabbè, vi prego. Ti prego, tesoro, <ride> ragazzi, è un disastro. Spegnila, Arianna sc... Arianna l'ha scoperto. Sì, l'incendio, sta per crepare. No, si vai via da lì. Oddio, ragazzi, no. Non in panica! Ma come hai fatto tu a prendere fuoco? No, ragazzi, vi prego! Fermi! 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 Allora, tu spegni tua madre con tutto il bene per la tizia, ma chi se ne frega di lei! Spegnila! Oh! Spegni anche! Ma come cacchio hai fatto tu a prendere fuoco? Ora me lo devi spiegare! Ragazzi, non ce la posso fare! No, io non ce la faccio, vi giuro! Ma ti rendi conto? Ma vuoi suicidarti? Qual è l'obiettivo? Oh, ragazzi. Sì, seleziona un ramo per Dylan. Allora, Ranger spaziale. Lo spazio è barbaro e turbolento, fin troppo turbolento. Ma assumere un incarico nella pattuglia planetaria garantirà che rimanga un luogo sicuro per le generazioni future. Però mi includo nel razzo spaziale Apollo. Oppure trafficante interstellare. Il sim che sa ottenere il massimo dalle stelle è colui che trae vantaggio dalla frontiera senza governo. Accetta qualsiasi lavoro, soprattutto se non si svolge al suolo. No, io lui non ce lo vedo. Lo vedo più come ranger. Quindi sì, pattuglia promossa pattuglia planetaria. Grandissimo il nostro Dylan. Guadagnerà 60 in più all'ora per un totale di 179 all'ora. 1790 kit. Costruisci il tuo razzo. Ricetta per bevanda energetica spaziale. Quindi, ragazzi, anche con la promozione del nostro Dylan, direi che possiamo fermarci qua per questo episodio. Ebbene, sì, ragazzi, abbiamo assistito al compassaggio d'età del nostro Dylan. Vai qua, fatti una pennica tesoro, perché è il caso che è diventato anziano. La nostra è qui, che come potete vedere continua a dipingere e a dipingere. Quindi metti nell'inventario. Poi vieni qua e mangia qualcosa. Quindi prendi gli avanzi. E abbiamo ovviamente, ragazzi, anche assistito a una cosa a dir poco sconvolgente, perché io sono rimasta sconvolta. Ovvero al fichificaggio tra la nostra Sherry e il Gianluca De Luca. E poi, ragazzi, subito il giorno dopo, nemmeno qualche ora dopo alla dipartita. Di Gianluca De Luca Il fichi fichi fu fatale Al, pro, Alla promozione della nostra Cherry Alla promozione anche del nostro Mirko Quindi e ovviamente alla nostra uh, Jill Che purtroppo ragazzi sta così E uh, è andata finalmente in pensione No Jill No ragazzi no morte per vecchiaia No vi pre No No, ragazzi. Spegni sta televisione. No, raga, vabbè, ma Giulia Redfield ha vissuto a lungo, ma alla fine il suo momento è giunto, sta morendo di vecchiaia. Fermi, hai fatto del tuo meglio, tesoro. Hai fatto del tuo meglio. Non ce l'hai fatta, purtroppo, però hai fatto veramente del tuo meglio. Passa tutte le cose ovviamente, ragazzi. Lo faccio davanti a voi. Tutti gli oggetti vanno sempre alle rede. Ragazzi, <ride> non è triste, sta cosa di più, vi giuro. E Dylan, ti prego, ti prego, svegliati. Vieni qui, corri qui, cambiati. Che, che però, ma ragazzi, fermi, fermi. Che qua è una tragedia. Ti Prego, abiti, cambia abito. Cambiati un secondo. Mettiti degli abiti normali e corri qua, Gil. Ma questi seduti, ma vi volete alzare? Porca pera! Ragazzi, non ce la faccio. Non ce la faccio. No, Gil, felice un par di pere. Ora ve lo dico proprio. Non siamo felici qua. Nessuno può essere felice. Era l'ultima notte d'amore, ragazzi. Era l'ultima notte d'amore. Purtroppo lo era. E anche la nostra Jill, l'erede della seconda generazione della Legacy Challenge, ragazzi, ci lascia. È inutile ragazzi, cioè io veramente sono sconvolta. Tutti sono sconvolti, anche se questo si, si cosa qua. Sono tutti, tutti sconvolti. Come potrebbero non esserlo ragazzi? Jill è stata una grandissima erede. Veramente. Mi ha dato moltissime soddisfazioni. E mi dispiace veramente tanto. Quindi ragazzi, io con la morte di Jill... Direi che possiamo fermarci qua per questo episodio Veramente Se vi è piaciuto nonostante tutto Ragazzi vi invito a iscrivervi al canale mettere mi piace lasciare un commento E eh, chiedetelo qua Vi ricordo ragazzi che nella descrizione del video Potete trovare tutti i vari modi per contattarmi Programmazione del canale, playlist Il link al canale dei miei amici youtuber Mi raccomando andate nei loro canali, Iscrivetevi attivate la campanellina E, e niente Io sono rimasta veramente male mi scusa ancora per la voce, eh, fatemi sapere comunque cosa ne pensate dell'episodio. Un abbraccio a tutti voi, eh, vi auguro comunque un fantastico inizio settimana, anche se questo non è il modo migliore. Però ragazzi, un fantastico inizio settimana. Vi rimando al prossimo, ormai lo sapete bene, sul Soul Simmers. E non.